fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. La nostra piccola meditazione di oggi si trova in Genesi 32. Leggeremo dai versetti 25 a 29. Oggi cercheremo di sfogliare un po' la Bibbia insieme. Andiamo nei versetti 25 a 29. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: «Lasciami andare perché spunta l'alba». E Giacobbe: «Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto». L'altro gli disse: «Qual è il tuo nome?» E egli rispose: «Giacobbe». Quello disse: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto». Quello che attira la nostra attenzione in questi versetti, fratelli, sorelle e amici, è il fatto che Giacobbe lotta con l'angelo durante la notte. E sappiamo che l'angelo è qua, è l'angelo dell'Eterno. Chi è l'angelo dell'Eterno? È Gesù Cristo. Lui lotta con Dio durante la notte, con Gesù Cristo, con l'angelo dell'Eterno. E quello che è sorprendente è che lui ha vinto. Come mai? Lottare con Dio e vincere. Come ha potuto vincere Giacobbe? Perché sappiamo che Dio è onnipotente, onnisciente, tutti gli onni che sappiamo che possiamo citare. E lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Come ha fatto Giacobbe a vincere? Ricordiamoci che Giacobbe aveva problemi con il suo fratello Esaù. E quando sta tornando a casa con la sua famiglia, lui sa che colui che sta arrivando, che sta venendo contro di lui, che è Esaù, suo fratello, è più forte di lui. E Giacobbe nella lotta prega a Dio di liberarlo da suo fratello che è più forte di lui. Chi è colui che è più forte di noi, che lotta contro di noi, fratelli, sorelle e amici? È Satana. Satana è stato cacciato via dal cielo con tutto il suo potere. Quindi contro Satana noi non possiamo fare niente. Solo Gesù Cristo lotta per noi. Ma come fare per poter beneficiare di quella lotta? Dobbiamo anche noi, come Giacobbe, lottare con Dio. E come vincere? Perché Giacobbe come ha vinto? Perché è stato umile. Giacobbe ha vinto perché era deciso e determinato nella sua lotta. E ricordiamoci quando Paolo ti dice, in Efesini 6, lui dice che la lotta non è contro carne e sangue che lottiamo, ma contro i principi delle tenebre, che è Lucifero. Quindi dobbiamo avere l'armatura di un cristiano, l'armatura spirituale, per poter svolgere una lotta spirituale. Come ha fatto per vincere Giacobbe? Lui lotta con Dio. Quindi per poter toccare il cuore di Dio c'è un segreto. Come ha fatto per toccare il cuore di Dio? Con umiltà, nella perseveranza, e nella preghiera in questo tempo di angoscia di Giacobbe. E c'è un comportamento, un carattere a cui Dio, che Dio non gradisce, che è contrario a, che è opposto all'umiltà. Cioè in Prima Pietro 5, versetto 5, possiamo leggere insieme e vedremo cos'è questo carattere, questo atteggiamento. In Prima Pietro 5, versetto 5, è scritto:
Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio resiste ai superbi. Dio resiste all'orgoglio, all'orgoglioso. Dio resiste a questo stato d'anima. Però lui, di fronte all'umiltà, il suo cuore si scioglie. E per quello che il salmista dirà, nel Salmo 51, lui dice: lo so che a te non gradiscono offerte, sacrifici, ma so che non puoi resistere a un cuore trafitto, non puoi resistere a un cuore ferito, non puoi resistere a un cuore che si abbassa per chiedere la tua misericordia. Non puoi resistere a un cuore infranto. Quindi questo è il segreto, fratelli e sorelle e amici, per poter vincere, per poter lottare contro Dio, con Dio e con gli uomini e uscire vincitori. L'umiltà. Che Dio ci benedica e ci dà questo carattere che è suo, tramite il suo Spirito Santo, in modo che possiamo essere come il nostro unico Salvatore, Gesù Cristo, riflettere la gloria di Dio che è il suo carattere. Amen.